Videochiamata. Salve, signore. Non siamo rientrati per un cambio di programma. Ci hanno catturato, belle? Ma non preoccupatevi, piccole testoline. Sì, scapperemo e torneremo per cena. Gentiluomini, passo! Videochiamata terminata. La cavalleria implica che i ragazzi siano catturati facilmente e che le donne li salvino? Sembrerebbe di sì. Ma sta tranquilla, ho in mente un piano. Per salvarli dobbiamo disattivare il sistema di sicurezza. Poi dobbiamo eliminare l'esercito di guardie robot. Con le guardie fuori gioco, l'unica cosa che si frappone fra noi e i nostri amici è una porta di metallo che dobbiamo sfondare. Poi salviamo i ragazzi, li riportiamo a casa e li prendiamo in giro per essersi fatti catturare. Mi sembra un piano davvero ricco di molto fascino, Corvina. Ma siamo soltanto in due, ci serve una squadra. Ho già in mente qualche persona. Andiamo. Operazione salvataggio amici. Tu non pensi che il rituale del lavaggio sia necessario? Non quando lo fai sul divano, usando la lingua. Ho scoperto che è il modo migliore per evacuare le porcherie più ostinate. Per essere stato un sicchi così bravo, ora dividerò con te le mie zorcabacche. Condividiamo soltanto il nostro affetto reciproco. L'unico affetto che hai per quella ciotola di cibo. Non devi darle retta, Silky. Il suo interiore è buio. No, scordatelo. Oggi le ragazze non sono ammesse. Non capisco perché. Perché non sei folle abbastanza per l'uscita folle dei ragazzi. Lo avevo dimenticato. Anche noi abbiamo la nostra uscita dei ragazzi. Ma voi siete ragazze? Allora abbiamo un'uscita dei ragazzi per ragazze. Uscita delle ragazze? Sì, quella. Sul serio? Certo! E voi non siete abbastanza folli per venire con noi? Che peccato. Beh, pazienza. Signori, muoviamoci. Femmine! Che cos'è un'uscita dei ragazzi? Una serata tra loro dove fanno battute, chiasso, rutti. Roba da maschi. Ok? Ciao. Ma io conosco tantissime battute e so anche produrre emissioni gassose. A volte i ragazzi vogliono stare soli, senza le ragazze. Sul mio pianeta d'origine non esistono dei rituali del genere. Sai dirmi cosa succede durante una serata tra ragazze? Non ne ho la minima idea, posso solo immaginare quanto sarebbe terribile. Beh, allora dobbiamo organizzare un rituale del legame tra ragazze. Oh, certo, ma sai, stasera avevo in mente di guardarmi un film. Sola soletta. Quindi anche tu credi che io non sia abbastanza folle da poter trascorrere una serata dedicata alle attività delle femmine? Va bene, ma da me non aspettarti niente di folle. Non c'è problema. Conosco qualcuno in grado di scatenare una perfetta ondata di follia. Questa sera faremo l'uscita delle ragazze! Femmina! Esatto! E vorrebbe tanto essere un maschio. Ma non può. E perché mai vorremmo essere maschi? Per un fatto semplicissimo. I maschi sono migliori delle femmine! E come fate ad affermare che un genere è superiore all'altro? Beh, Stella Rubia, se avessi preso il treno della conoscenza fino a Via della Scienza e a Viale della Realtà, sapresti che non potete competere con noi. Perché ve ne state distesi a pensare sono bella oggi e a essere emotive? Ah, siamo distese. Quelli pigri semmai siete voi. E poi passate molto più tempo a sistemarvi i capelli rispetto a noi. E se dobbiamo parlare di essere emotivi? Basta urlarci contro! Perché? Oh, la mia autostima! Tutto bene, Stella? No, è successo di nuovo! Cosa? Un altro fraintendimento!
Bibi mi ha chiesto di giocare a mosca cieca e lui voleva fare la mosca! I miei occhi! I miei occhi! Ah! Perché mi hai rovinato gli occhi? Mi dispiace davvero tanto! Sono senza speranza. Ok, vuoi che ti insegni qualcosa? Ma poi non è che diventerò una rottura? Neanche per sogno, sapere è potere, ragazza. Ti farò un corso accelerato in cose terrestri. Se è accelerato, è il caso che mi metta la cintura. E questo mi porta alla lezione 1. Espressioni comuni, non devi prendere tutto alla lettera. In fondo, vedi, si tratta di aggiungere un po' di colore a quello che vuoi dire. Ecco, ora ti spiego. Non dire ciò che pensi, ma pensa ciò che dici. Ti sembra complicato, ma è come andare in bici. Non dire vado a dormir, di che vai a fare zoo. Non dire troppo facile, ma dice come un quiz. Non dir non spender soldi, di che non crescono sugli alberi. Di le cose in modo colorito, e questo è il segreto. Non dire ciò che pensi, ma pensa ciò che dici. Ti sembra complicato, ma è come andare in bici. È chiaro adesso? Credo proprio di aver capito. La tua canzone era così gattina, oh sì! Gattina? Sì, i gattini sono belli. E così la tua canzone era bella. Non sto pensando a quello che dico. È chiaro che qui non basterà una canzone. Ciao, Iella! Non ho nessuna voglia di vedervi. Siete venute di nuovo a prendervi gioco di me? Di nuovo? Sì, a volte quando mi annoio la prendo in giro. Che spasso, sei in prigione. Non ti sopporto! Ma no, siamo venute qui per invitarti a una serata folle da trascorrere giù in città! Spero di aver detto folle con la giusta dose di follia. Non ti seguo. Siccome sei una grande esperta di follie criminali, oltre ad essere una ragazza, potrai costituire un'enorme risorsa per noi. Frena, svitata. Non avrai intenzione di farla evadere. Ma certo che no! Voglio solo prenderla in prestito. Immagina per un secondo quanto ci divertiremo. Oh, ti prego, dimmi che ci stai. Tanto non ho nessun programma. Oh, questa sì che è una vera gioia! No. Naturalmente, se tenterai di scappare, ti disintegrerò in particelle microscopiche. Ormai sono in ballo. Già, anch'io ballo. La danza dei raggi laser dagli occhi. No, Silky! Silky! Sul serio? Il mio Silky è scomparso. Ho trovato questo sul luogo dell'azione criminale. Indica chiaramente che un serpente ha rubato il mio caro Silky. Vedi? No, credo che l'abbiano riportato a Killer Moth per avere una ricompensa. Ma chi farebbe una cosa simile? Il Killer Moth è un uomo cattivo! Perché ti agiti? Silky è un verme! Killer Moth, sono certa che non lo leccherà dietro le orecchie e sicuramente ha dei progetti orribili per il povero Silky! Ti dico una cosa e ti sembrerà brutale, ma è incapace di volerti bene come tu ne vuoi a lui. No! Ti sbagli di grosso, Corvina! So che mi voleva bene più di qualsiasi altra cosa! Oh, Silky! Silky! Oh, Silky! Oh, Silky! Carissima amica Corvina, devo mostrarti una cosa fantastica! Gentile ad aver condiviso. Ma non hai ancora visto di che si tratta! Apprezzo il gesto. Guarda! No! Guarda! Adesso ammira il ritratto della bellezza! Avrei aperto gli occhi per un guscio? Questo guscio coloratissimo non ti trasmette una sensazione di gioia? Io odio le cose colorate! Oh, non dicevo sul serio! Arrenditi, dottor Luce! Il tuo raggio di terrore è finito! Ah, Titans! Finalmente è giunto il momento di fare i conti con la vostra definitiva distruzione!
Scusate la domanda, ma dove sono gli altri? Stanno quasi per arrivare. Per ora dovrai vedertela con noi. Preferirei aspettarli se per voi fa lo stesso. Vedete, quest'arma è stata progettata per distruggere 5 persone in un unico colpo. Lo capite, vero? Parli sul serio? Sarà molto più divertente quando ci sarà tutta la banda al completo. Va bene, aspetteremo. Ci arresteranno. Ma non ti diverti proprio mai? Potremmo accostare, per favore? Scordatelo, mammina! Sì! Scordatelo, mammina! Non avevo mai cavalcato un edificio. La porcheria si accumula. No! Che schifo, che schifo, che schifo! Che cosa fai? Ti lavo un po'. Adesso basta, smettila di pensarci. Silky ormai non c'è più. Come posso non pensarci mentre lui sta sicuramente soffrendo? Bene, vieni con me e ti farò vedere che è felice con il suo legittimo padrone. Ora che sei tornato nelle mie grinfie, larva M319, avrai esattamente ciò che meriti. No! Pernacchie sul pancino. Che ti dicevo, sta bene. Non può stare bene. Il killer Mott ha dimenticato di lavare i Silky. E adesso è ora di farti il bagno. Possiamo andare? In una vasca di sostanze chimiche che ti trasformeranno in un messaggero di devastazione totale. Killer Mott, tu non poserai di nuovo la tua mano sul Silky. Sì, perché il suo posto è con Stella. Troppo tardi. Ah! Quel libro è sopravvalutato. Ti faccio risparmiare tempo. Alla fine muoiono tutti. Rottura! La meditazione può dare problemi che vanno dallo spasmo muscolare alle allucinazioni. Rottura! Lo sai che quei giocattoli sono per bambini? Rottura! Tanti, tanti, tanti ciao a te, amica Iella. Allora, come va? Trascorriamo un'altra notte folle tra ragazze? Qualcosa del genere. Stavo pensando che potremmo bere dei frullati e farci ridere a vicenda così tanto da farci uscire il frullato dal naso. Già, noi pensavamo qualcosa di ancora più pazzo e non ci riusciremmo senza di te. Ci stai? Che mi dite del frullato? Se c'è tempo lo beviamo dopo. Ci sto! Ho una domanda per te, amica Iella. A cosa ti serve quel secchio? Te lo mostro subito. Coriandoli! Notte tra ragazze. Ciao, Rose. Corvina, perdenti in gita? Chiamaci pure perdenti, molto bene. Ok, sei sempre sarcastica. Ah, riprendo fiato, non mi sbellicavo così tanto dalle risate da anni. Non era il mio insulto peggiore. Ah, è incredibile. Mi sei mancata tanto? Anche tu a me. Ci serve aiuto? Non voglio aiutarvi. Ma dopo andiamo a bere un frullato tutte quante insieme! Ah, come vuoi. Che gioia! Ora diamoci un abbraccio di gruppo. No. Notte tra ragazze. Ugh!
terra. Well, cos'è che puzza? Oh, non saprei. Forse la spazzatura che avete buttato? Calma, ci serve il tuo aiuto. Dopo che mi avete imprigionata qui, non vi aiuterò mai. E se ti facessimo uscire? Non mi interessa. Allora, Terra, divertiti pure a vivere in un mondo fatto di immondizia per sempre. Un attimo, mi avete smascherato, vi aiuterò. Che gioia! Così potrò avere anche la mia vendetta. Vendetta? Cosa? Non ho mai detto vendetta. Ma hai sfregato le mani in modo malvagio. Perché sento un po' di freddo. Forza! Andiamo? Notte tra ragazze. Sì! Sì! Ora distruggile, mia bestia malvagia! Bambina, guardate quanto sono grande! Sai parlare, Silky? Annientale, Silky! Adesso! Non lo guardi, io voglio volare! Non avrebbe potuto andare peggio! Ho speso tutti i miei risparmi per trasformarti in qualcosa di orribile e ho ottenuto questo! Ah, ci rinuncio! Me ne vado a letto! Voglio altre pernacchie sul faccino! No! Caro, sei ancora più adorabile, grande così! Grazie! Ti voglio bene! Mi vuoi bene? Ti voglio bene! Oh, mio piccolo Bungorf, lo sapevo! Allora, mi sbagliavo a dire che Silky non ti voleva bene. Scusatemi tanto. Tutto a posto, voglio bene anche a te. Chi vuole fare un giro? Un giro? Un giro. Un giro? Un giro! Corvina! Ehi, tu dovresti ricevere un po' d'affetto. Attenta! Perché non mi permetti di renderti felice? Perché qui dentro ci sono i gemelli distruttori di Azarath, portatori di sventura, terribile devastazione e dolore senza fine. Io credevo fosse il tuo pranzo. Devo raccogliere gli ingredienti magici per rispedire i demoni ad Azarath. E non posso portarli con me e sorvegliarli mentre sarò via. Mi promettete che non vi avvicinerete a loro? Certamente! Ovviamente! Staremo qui seduti tranquilli, fidati! Gli darò baci e abbracci tutta la notte? Sì! I baci e gli abbracci non risolvono i problemi. Pensavo avessi imparato la lezione. Ragazzi, state tutti indietro! Ti prego, non esplodere! Nessuna cosa al mondo si merita il tuo affetto, e soprattutto queste creature. Sì, ho capito. Niente baci e abbracci. Solo qualche grattino alla pancia. No. Capisco. Possiamo dargli dei frullati alla fragola dopo cena, ma senza panna montata. No! Magari posso solleticarli sotto al mento. Niente coccole, niente frullati e niente solletico. Si nutrono di amore e affetto. Se gliene dai troppo, finiremo in un mare di guai. Capito? Perfettamente. Non farò le coccole ai gemelli distruttori di Azarath, anche se hanno un disperatissimo bisogno del mio affetto. Grazie. Non apritela. Dico sul serio, non apritela. Va bene, Rose, è la tua occasione per rompere tutto quello che vuoi. Tu sai cosa mi piace e mi piace. A me piace che ti piace, che so che ti piace. A me piace che a te piace, che a me piace che a te piace. Mi piacerebbe che la smetteste. Come vuoi. Ok, mi serve un diversivo. Stella, fada esca e attira l'attenzione delle guardie. Li adescherò proprio come il pescatore pesca i pesciolini. Verme vermoso! Io sono il verme! Ciao, ciao! Sentite, sappiamo che non vi va di stare in panchina, ma fidatevi! Abbiamo un piano per voi due! Ah, davvero? Ma certo! Sarete le nostre armi segrete! Ho sempre desiderato di essere un'arma segreta! Potremmo imbatterci in una squadra che non riusciamo a sconfiggere e allora, proprio quando meno se lo aspettano, scateneremo voi due! Boom! Non avete intenzione di farci giocare, vero? No. Hai divorato qualcuno, ricordi? Ma potete cantare l'inno dei Team Titans quando ci presenteranno? E ora, i Team Titans! Il
lavoro sulla parte Team Titans Go. Nessuno canta più e più volte le stesse parole come voi, assolutamente. Allora, ragazze, avete visto la partita di... voi ragazze... Cosa fate esattamente voi due tutto il giorno? Già, ci stavo pensando. Che cosa fanno le ragazze? Sapete, io leggo il libro degli incantesimi mentre combatto un demone! Hai distrutto, oh, cavolo, ragazza! Cavolo, è stato epico! E invece tu, Stella? Beh, preparo il budino di Glorbnorb con la saliva di un gigante Clatar. Ci divertiamo così! Nessun pidocchio! Questo è da vedere! Vediamo... No, ferma, aspetta a me pagare il conto! Oh, grazie mille, Arthur! Lo faccio con piacere! Lo sai, in fin dei conti non sei cattivo! Beh, se volete vedere il mio lato oscuro, mi è venuta in mente un'idea malvagia! Un bel gelato? Tigre in gabbia! Balzo felino! Smettila di dire che sei una tigre! Tu non sei affatto una tigre! Rilassatevi, fratelli! Rilassarmi? Per te è facile, l'hai appena fatta, e non chiamarmi fratello! Fratello! Prova ancora a chiamarmi fratello, se hai coraggio! Non osare sfidarmi! Non credere che la mia riserva sia finita! La faccio ancora! Fidati che non sto scherzando! Ci siamo! La tigre è pronta a mettere fuori i suoi artigli! Fratello, l'hai aggiustato? No, fratello, tu l'hai aggiustato. Tu puoi aggiustare qualsiasi cosa. Vi voglio bene, fratelli. Abbracciamoci. Non fate caso alla pipì. Questo aggeggio a cosa serve? Beh, praticamente usa un fascio di luce per surriscaldare l'aria, che di conseguenza disintegra tutti quanti all'istante. Ma fa anche questo. Che effetto di luce incredibilmente bello! Mi fa sentire bene, non mi sento cattivo. Che ne direste se abbandonassi per sempre la vita da criminale e mi unissi a voi, Titans? Oh, sarebbe una cosa meravigliosa! Così, a partire da adesso potrò usare la mia luce solamente per il bene e il divertimento. Che idea grandiosa! Oh, sono talmente felice di poter dire che oggi è il primo giorno del resto della mia nuova vita! Purtroppo per te il resto della tua vita lo passerai dietro le sbarre! Fermo! Benvenuto al fraspettacolo, baby! Ok, adesso è il mio turno! È così che si fa! Così, idiota? Ti piace così? Lasciate fare anche a me! Sta giù! Fossi in te non mi alzerei! Me la pagherete cara per questo, Titans! Presto! Dobbiamo chiamare un'ambulanza! Datemi il 5! Continuiamo a passarlo! Ora sulle mani, dai! Non preoccuparti, i soccorsi stanno arrivando! È giunto il momento di prendere il fratreno! Tutti a bordo! Grazie, Corvina, è stato davvero divertente! Non ho detto che lo sarebbe stato! Beh, però ce l'hai fatto pensare! Io mi sto divertendo! Oh, sta zitta, principessa! Ehi, non mi piace che le parli in quel modo! E a me non piace che mi parli così perché io parlo con lei in quel modo! Oh, siete così snervanti! Avete capito perché vi ho ingannate? Ehi! Perché litighiamo? Perché ci detestiamo a vicenda? Se fosse vero, non avrei mai pensato di riunirvi. Ci hai chiamate per salvare i tuoi amici. Pensate, mi importi se rimangono in cella per un paio di anni? Sono talmente fastidiosi. Sanno essere super fastidiosi. È il loro potere più grande. La verità è che mi avevano fatto arrabbiare e volevo passare del tempo con alcune tipe toste per una volta. Pensi che sono tosta? Sì,
tranne che per la vendetta. Non è più quello che voglio. Per il momento. Certo, è tutto rose e fiori, ma siamo ancora intrappolate nella bolla. Separatamente i nostri poteri sono deboli, ma forse insieme. Parli di collaborare, cos'è, una lezione di vita? Corvina ha ragione. Se usiamo i nostri poteri insieme, sovraccarichiamo il sistema di sicurezza. Secondo voi come possiamo collaborare? In questo modo! Evviva! Facciamolo! Ecco di cosa parlavo! Vedo che vi siete liberate dalla bolla, ma non sfuggirete al vostro destino! Notte tra ragazze 4. Fagiolina, andiamo alla foresta di bastoncini di zucchero? È un'ottima idea! Salve, ho portato delle mele caramellate! Odio le mele caramellate, re Jelly Bean! Non sono per te, Fagiolina, sono per Scintilla! Gnam gnam gnam! Sono buonissime, re Jelly Bean! Gnam gnam gnam! Ehi, quelle mele dovevano essere mie, stupida cavalla! Oh, 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 oh. Stai giocando, Corvina? Pensavi a me mentre davi a Scintilla della cavalla, stupida? L'aggettivo ti si addice. Calme, calme, ragazze. Ci deve essere un modo per sistemare le cose. Infatti. Trigon finirà soltanto per deluderti, come ha sempre fatto con me! Ma a me non interessa affatto! Io desidero tanto essere trattata come la principessa di papà! Oh! Corvina! Ti chiedo scusa. Ah, ti chiedo scusa anche io, Stella. Perché mai ci siamo scontrate? Non lo so. Non ero arrabbiata con te. Provavo rabbia solamente verso mio padre. Oh, andiamo! La lotta stava diventando interessante! Il tuo intento era metterci contro, non è vero? Oh, 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 che bell'attacco di rabbia, Corvina! Oh, oh, oh. Mi ricorda che sei ancora la mia principessina? Oh, oh, oh. È il più bel regalo per la festa del papà! Beh, se ti è piaciuto questo regalo, ne abbiamo un altro per te! Ci vediamo al ringraziamento! Scusa, Stella. Mio padre sarà un demone orribile, ma vorrei che mi volesse bene. Anche io ho bisogno di amore paterno. Vuoi essere tu mio padre, Corvina? Sì! E tu vuoi essere il mio? Sì! No! Check me out, John.